Vigilia del big match di domani allo stadio Adriatico Cornacchia tra Pescara e Verona, un appuntamento fondamentale per i biancazzurri per blindare il posto playoff promozione. Ma andiamo intanto a leggere il programma di questa 35esima giornata. Benevento Cosenza, Cittadella Ascoli, Cremonese Foggia, Lecce Brescia, Livorno Palermo, Pescara Hellas Verona. Salernitana Carpi, Spezia Perugia, Venezia e Crotone. Come ogni vigilia, il tecnico dei biancazzurri Beppe Pillon ha insomma, anticipato i temi di questa importante partita. Per tutti i particolari ci colleghiamo con il nostro Massimo Profeta. A te Massimo. Sì, grazie, grazie Luca per la linea. Beh, insomma, c'è grande attesa per il big match, uno dei match più importanti della prossimo turno di Serie B. Domani Pescara Verona, ore 15, saranno almeno 10.000 i cuori biancazzurri a sostenere la propria squadra, i propri beniamini, la squadra di Pillon, a cui manca pochissimo per centrare aritmeticamente il traguardo playoff che, va detto e ribadito, non era un obiettivo alla vigilia di questa stagione. Si parlava di salvezza, insomma, sta facendo davvero molto bene questa squadra. Per quanto riguarda le ultime, c'è il recupero di Memushai ancora ai margini Campagnaro, ma il tecnico di Preganzola che stiamo per ascoltare recupera diversi giocatori: Gravion, Scognamiglio, Bruno, Canutè, Del Sole e Monachello. Naturalmente Scognamiglio tornerà al centro della difesa insieme con Perrotta, che in questo momento è favorito su Bettella. Entrambi si sono comportati molto bene nell'ultima partita di Carpi. Per quanto riguarda invece il centrocampo, attenzione, potrebbe essere impiegato Bruno davanti alla difesa con Memushai e Brugman Mezzali. Davanti il rientro dal primo minuto di Marras, che non era stato impiegato nella trasferta di Carpi perché non al meglio della condizione, Marras insieme con Sottil e Mancuso a completare appunto il tridente d'attacco nel Verona. C'è il recupero, il rientro dello svedese Gustafsson, il Verona in crisi contestato, il Verona che non vince dall'8 marzo 1-2 sul campo del Perugia e viene da due sconfitte consecutive, soprattutto il gol alla squadra scaligera manca da 210 minuti, ma ora andiamo ad ascoltare i passi più significativi della conferenza stampa di Beppe Pillon. L'obiettivo non è, l'obiettivo è sempre quello di vincere le partite, perché quello è sempre in primis, devi metterlo davanti. Ma poi si arriva anche, cioè non buttiamo diciamo via. Con equilibrio, ecco, cercare la vittoria con equilibrio. Sì, dobbiamo essere intelligenti. Certo. Intelligenti. Non essere una partita che deve essere studiata molto bene, perché Verona è una squadra che è molto propositiva, gioca molto a calcio, anche l'allenatore è bravo, io lo ritengo un allenatore bravo perché si vede l'impronta della mano dell'allenatore sulla squadra. Nella gara di andata il Pescara non ha mai creato così tanto probabilmente fuori casa contro una grande squadra come il Verona, è vero. Senza concretizzare purtroppo. Però ha accusato nel contempo delle difficoltà nelle varie transizioni. Hai letto perfettamente la partita. Noi abbiamo fatto subito inizialmente, li avevamo messi lì, avevamo creato subito due palle gol e la prima situazione di ribaltamento di fronte ci hanno beccato e questa la dice lunga. Cioè, noi abbiamo preso gol in contropiede in casa, insomma, cioè in casa loro. Bisogna stare molto attenti alla fase di non possesso palla e soprattutto quando attacchi devi essere molto intelligente, come hai detto precedentemente, nelle coperture, nelle marcature preventive, bisogna essere molto bravi in questo. Perciò sta pensando magari a impiegare di nuovo Bruno davanti alla difesa, magari potrebbe essere una soluzione. Non lo so, era un preambolo, un ragionamento per arrivare a questo. Può essere questo, può essere di no, può essere che lo impieghi anche in un altro ruolo, chi lo sa. Tutti insieme cerchiamo di raggiungere questo obiettivo che è molto importante, che sono i playoff, per poi giocarci tutto lì. Noi saremo la mina vagante, se andiamo ai playoff saremo una mina vagante per tutti. Ormai è un mantra, ai playoff saremo una mina vagante. Lo ripete l'ho detto da tante settimane, almeno un paio di mesi. Io l'ho detto, se arriviamo ai playoff abbiamo delle caratteristiche che secondo me possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Poi nel calcio succede di tutto, però noi con le caratteristiche che abbiamo noi, con i giocatori che abbiamo, che sono agili, veloci nei campi, siamo una squadra che può rompere le scatole a tutti. Perciò
ma intanto l'obiettivo deve essere centrato, perché se non centri quello hai tutte parole che vanno in fumo, perciò l'obiettivo è quello, centrare l'obiettivo. Così dunque Beppe Pillon alla vigilia della settitissima sfida Pescara-Verona, arbitro a Battista di Molfetta. E tutto dall'Adriatico. Giovanni Cornacchia, la linea può tornare a te, Luca.